Stefano Comezzo. E ad 12 che per tutti sono su internati. Poi hanno figli. E sono questi 12 ragazzi, per me sono un po' come figli. Ogni tanto devo trattarli male perché sono discoli. Però vanno su buoni livelli. Mi hanno regalato, so che abbiamo passato qua, una sofferenza per me inaudita. Sono fatto così. Probabilmente morirò così. Sono estremamente contento e grato a questi ragazzi perché io ho giocato fondamentalmente in tre squadre, in due posti vige un amore reciproco, corrisposto a Capodarlanda e a Varese. Ho giocato quasi 3 anni alla Fortitudo e per colpa mia non era nato questo fottuto amore che invece è nato sia a Varese che a Capodorlando. Questa conferenza stampa in Pozzecco della Borgogna me l'avete completamente depresso. No, e vi sido, scusate, ma invece se mi permette di sedermi a fianco un mio caro amico che mi complimento con lui per la vittoria, per quanto suona, e mi permetto di, lui mi scusa perché mi conosce, di intervenire, complimentarmi con lui, complimentarmi con la Fortitudo, mi permetto anche di dare un consiglio alla Fortitudo di lasciarlo lavorare tranquillo. Perché non è sereno e vi assicuro che se è sereno è un grande allenatore che può dare tanto a questa società. E qui chiudo la parentesi e ti lascio parlare, te vengo dopo. E concludo dicendo che mi hanno dato questa opportunità di... Poi lo so che chiaramente abbiamo un percorso da completare, che non so come andrà, ma io dopo 13-14 anni mi sento un fortitudino vero. Scusate, adesso sono... Allora, complimenti alla Fortitudo, onore alla Fortitudo, in bocca al lupo alla Fortitudo. Perché se si onora l'avversario si dà ancora più lustro alle nostre fatiche. Abbiamo giocato una partita di assoluto coraggio nei primi 20 minuti, pur subendo alcuni aspetti che avremmo dovuto controllare, mi riferisco a rimbalzi in attacco concessi e uno contro uno troppo al ferro senza creare un'opposizione. Alla fine dei primi 20 minuti Bologna aveva sui 46, se non ricordo male, punti segnati. 47. 7. 16 punti da rimbalzo in attacco e 15 da situazioni di uno contro uno. Che vuol dire che più o meno il 60% della produzione offensiva era figlia di questi due elementi. Nel terzo e nel quarto quarto, senza entrare in analisi di autonomia fisica,
Quello che è mancato è la capacità di reagire su errori evitabili che dentro una partita come questa, contro un avversario che come noi conosceva la squadra opposta bene, errori evitabili che potevano anche starci, ma non abbiamo avuto quella forza per uscire mentalmente da quegli errori, e allora abbiamo visto una valanga che ci stava incrociando nel cammino. E da lì, più che i rimbalzi, quello che ha veramente creato è stato la nostra poca pazienza, l'aggressività mancante fronte a una difesa differente di Bologna che, piuttosto che essere aggressiva, ha deciso di cambiare sistematicamente sul pick and roll, tant'è che poi con questa difesa aggressiva ha proposto dei quintetti o bassissimi oppure dei quintetti con i lunghi tipo Pini, piuttosto che inizio Chillo, poi Pini, che sono due giocatori, soprattutto Pini, bravissimi a contenere l'uno contro uno degli esterni, dove noi comunque colpevolmente non abbiamo avuto la pazienza di attaccarli verticali, ma di rimanere molto esclusivamente perimetrale e di accontentarci, lo dico in modo sereno, pigramente, dei tiri da tre punti. Da lì, da questo ritmo che ci ha tolto da Fortitudo e non ripreso da parte nostra, poi sono volati contropiedi che hanno in un modo o in un altro sigillato la partita. Coach, diciamo che nell'ultimo quarto forse voi vi siete un po' raffreddati le mani e loro, i tre giocatori più esperti, sono saliti in cattedra, e quindi l'esperienza di Cinciarini, Rosselli e Mancinelli, forse per l'unico quarto in cui si sono visti giocare veramente assieme, hanno fatto tutta la differenza. Più che raffreddarci le mani, che comunque è un dato oggettivo, visto le percentuali, credo che sia la conseguenza delle percentuali, è che abbiamo perso il ritmo, devo dire, in parte perché Fortitudo ha cambiato le scelte difensive, in parte perché noi, quindi sono due elementi coincidenti, abbiamo dismesso di essere sufficientemente aggressivi, ci siamo accontentati di giocare fuori dalla linea dei tre punti, una sorta di pallamano, e questo sicuramente ci ha condizionato. Poi sulle esperienze di Cinciarini, Rosselli, Mancinelli, in ordine sparso, ho poco potere di intervento. Io credo che diciamo una buona parte di gara 2, gara 3 e tre quarti di gara 4, ecco, sono stati minuti che devono essere utilizzati ai fini di palestra da parte dei giocatori scaligera, avendo una media di 10 anni in meno rispetto ai tre giocatori citati, una sorta di palestra per il prossimo futuro. E questo era uno degli obiettivi della stagione, e oggi faccio solo questo riferimento, e oggi alla fine di gara 4 del quarto di finale, credo che tutti noi facciamo l'ultima doccia di questa stagione più ricchi di quanto abbiamo iniziato, e proprio queste partite contro queste tipologie di giocatori, contro questa tipologia di squadre, ha dimostrato che nell'arco dell'anno abbiamo costruito una parabola in ascesa, e ribadisco, 10 anni in meno rispetto a questi ragazzi li abbiamo portati in campo e abbiamo tenuto per un numero importante di minuti e oggi alla fine di gara 4 del quarto di finale credo che tutti noi facciamo l'ultima doccia di questa stagione più ricchi di quanto abbiamo iniziato,
e proprio queste partite contro queste tipologie di giocatori, contro questa tipologia di squadre, ha dimostrato che nell'arco dell'anno abbiamo costruito una parabola in ascesa e ribadisco, 10 anni in meno rispetto a questi ragazzi li abbiamo portati in campo e abbiamo tenuto per un numero importante di minuti il campo nel modo che volevamo, con cui volevamo fare.